La prossima è Luca Ruggeri, che parla sul ricerca sul metro di Massimo Astrologo. And we will hold the questions until after, and then we have coffee after Luca. Ok? Allora, dunque, questo intervento appunto parla dell'esametro di Massimo, cioè del poemetto di Massimo chiamato Pericatarcon, che è un piccolo poemetto astrologico di età imperiale, di data diciamo incerta, ma ora lo si colloca probabilmente con una certa sicurezza nel IV secolo, forse nell'ambiente di Giuliano l'Apostata. Un poema appunto per il Catarcon, cioè sulle iniziative. Oddio, ok. Cioè su quelle attività che si possono o non possono fare a seconda di come sono le congiunzioni astrali. In questo poema ciò che importa è la luna in quale segno o in quali pianeti si trova nel dato momento in cui si pensa di intraprendere un'azione. Ecco. Il poemetto non è interamente conservato, abbiamo diciamo una buona parte, probabilmente fra i due terzi e i tre quarti, in un unico manoscritto laurenziano. Il contenuto generale delle parti mancanti si può ristabilire grazie a una parafrasi diciamo creata ovviamente quando il poema era ancora intero. Dunque, era divisa in 12 sezioni, noi abbiamo da metà della quarta circa fino alla dodicesima. Ecco. Ringrazio Nicola Zitto che mi ha mandato una sua analisi metrica, anche che ha approntato per la sua tesi di dottorato su Massimo, e che poi confluirà nella edizione critica per le belle lettere. Ho confrontato i dati, quindi insomma, ecco, quello che viene qua, questo lavoro deriva anche dal confronto con i suoi dati, che mi hanno permesso di diciamo migliorare in molti casi il testo rispetto a quello stampato dall'ultimo editore, appunto perché sono obbligato a seguire l'edizione di Ludwig, che è del 1877, quindi potete immaginare quanto datata, e ho fatto semplicemente quattro scelte diverse perché per altri moltissimi problemi non avevo una soluzione chiara io, ecco. Le differenze rispetto al testo di Ludwig sono messi a pagina 1 all'inizio, e sono tutti casi in cui allora, in tre casi ritorno al testo del manoscritto rispetto a una congettura, perché diciamo il testo è perfettamente comprensibile attraverso anche un'analisi forse migliore dello stile di Massimo, e in più permette appunto il testo traito di diciamo non violare delle leggi metriche che poi vedremo vengono violate qualche volta, però è bene diciamo cercare di non attribuire troppo al nostro poeta. In un ultimo caso invece ho fatto una piccola modifica al testo dei codici, che non è stato finora modificato da alcun editore, cioè al verso 584, che vedete come si trova nel manoscritto L, pollen teuesto feremon, cioè feremen, kai thes phaton olbon, cioè portare molto benessere, e thes phaton olbon. Thes phatos è un aggettivo che, diciamo, non spesso è un aggettivo, ma quando è un aggettivo significa appunto voluto agli dèi o deciso agli dèi, cose del genere. Qui a me sembra abbastanza evidente che ci vorrebbe un sinonimo di pollen, magari anche amplificato, e diciamo un sinonimo esiste ed è appunto athesphatos. E a questo punto, considerando anche i paralleli di altri di poeti ellenistici e diciamo la glossa che viene data per esempio da Apollon Sofista o comunque nella tradizione scolastica di athesphaton, cioè semplicemente polus, direi che diciamo mi pare abbastanza sicuro che in realtà qui si debba leggere athesphaton olbon, il che va anche bene per quanto sappiamo dello stile metrico del poeta, perché diciamo l'abbreviamento di Kai in quella posizione è più comune che Kai non abbreviato nella stessa nel poeta, cioè 9 volte contro 3. Allora, dunque, quindi questo è il testo su cui mi baso alla fine. Un'analisi metrica comprende 3 parti fondamentali, tendenzialmente: la metrica esterna, la metrica interna e la prosodia. La prosodia non ha bisogno di essere definita, insomma, sapete cos'è. Metrica esterna e metrica interna sono, nel primo caso, lo studio delle forme dell'esametro, nel senso di le particolari sequenze di dati dei spondei che si trovano in un esametro. La metrica interna studia invece la collocazione delle parole all'interno del verso. Per parole intendiamo qui parole metriche, cioè non soltanto una parola con un suo proprio accento, ma anche le propositive e postpositive che la usano come nucleo, insomma, ecco. Cominciamo quindi dalla metrica esterna. Allora, prima
variabile che si può studiare e che colloca, aiuta a collocare un verso appunto in quella storia dell'esametro che parte da Omero, culmina in età ellenistica con Callimaco e poi attraverso varie vie arriva fino a Nonno, e il numero di forme usate. Le forme possibili di esametro per quanto riguarda la sequenza di dati despondei sono 32, tutte si trovano in Omero, sia nell'Iliade sia nell'Odissea. I poeti successivi tendono a ridurle, cioè a evitare alcune forme considerate meno armoniose, in particolare quelle con molti spondei e in particolare quelle con molti spondei nella seconda parte del verso. Abbiamo, diciamo, gli estremi che sono appunto Omero che ne usa 32, Nonno alla fine, cioè nel V secolo, che ne userà soltanto 9, Callimaco le aveva ridotte a 20. Noi qui abbiamo 25 forme che paiono, diciamo, abbastanza vicine a Callimaco, cioè diciamo a metà fra Callimaco e Omero più o meno, però dobbiamo considerare che sono 25 forme in un campione piuttosto ristretto, per cui varie forme compaiono solo una volta, e questo ci fa pensare che potrebbero in realtà aggiungersene altre nella parte perduta, visto che è perduta una parte cospicua. 25 o 26, perché forse vedremo, forse non vedremo se c'è tempo, in un caso, a seconda che si ponga o no una dieresi in un sostantivo, si potrebbe avere un verso di una forma nuova, diversa. Quindi, diciamo, per le forme è un poeta, diciamo, che possiamo considerare piuttosto tradizionale, che non arriva a, non si avvicina, diciamo, a una metrica puramente omerica o aratea, ma non è nemmeno del tutto prono alle tendenze callimachee ancora in voga nella sua epoca. Oppiano, per esempio, un autore che studio, lui usa soltanto 22 forme in più di 3.000 versi, quindi cioè, si capisce la differenza. Un'altra variabile da considerare è le forme più frequenti, quelle che quindi il poeta considera più armoniose, migliori, che frequenza abbiano all'interno della frequenza, cioè del numero totale di forme. E a pagina 2 lo schema, appunto, qui il risultato è abbastanza sorprendente, cioè Omero ha per le prime tre forme, che sono olodattilica, dattilo in seconda sede, spondeo in seconda sede, spondeo in prima sede, ha un 46% delle forme totali, cioè dei versi totali. Massimo ha solo il 42%, che è veramente bassissimo, considerando che da Omero in poi si alza sempre la percentuale. In questo, diciamo, sembra quasi più arcaico di Omero, possiamo dire, o non troppo sorvegliato, possiamo dire in altro modo, ecco, se non vogliamo fare qualcosa di storico. Poi, addensamenti di esame, ti direi di saltarli. Ecco, la frequenza delle contrazioni. Appunto, come dicevo, la riduzione delle forme deriva dal fatto che si tendono a evitare sequenze troppo lunghe di spondei, e questo fa sì che la frequenza di spondei diminuisca nel tempo fino a diventare bassissima in Nonno. Ecco, qui abbiamo un poeta perfettamente in linea con il carattere dell'esame tromerico. Abbiamo esattamente la stessa frequenza di piedi spondiaci all'interno del poema che c'è nell'Odissea, per esempio. Okay. Più alta che quella dell'Iliade, per esempio, persino. E soltanto Arato, di poeti di un certo rilievo, la supera. Poi, alla seconda parte di pagina 3, trovate semplicemente altri modi di dire la stessa cosa, quindi non importa. Un particolare tipo di spondeo è quello in quinta sede. Sono i cosiddetti esametri spondiaci. E qui è difficile trovare un'evoluzione continua, diciamo, dell'amore o disamore per questa forma, perché all'interno di una particolare epoca singoli poeti l'affettano e altri no. Qui abbiamo un numero rilevante, abbiamo qual era già la cosa? Abbiamo detto spondei in quinta sede, sono circa l'11% di spondei in quinta sede, che è una media che, diciamo, lo avvicina a un poeta come Dionigi il Peregeta, che è di metrica di stampo quasi callimacheo del secondo secolo, o allo Pseudoppiano, che è una metrica molto idiosincratica, però diciamo che il suo gusto per l'esametro spondiaco è abbastanza rilevante. E sono esametri di solito della forma regolare di esametro spondiaco, quella che anche gli autori che li usano poco tendono a usare, cioè quella in cui l'ultima parola è formata da quattro sillabe. Abbiamo fatto poi un'analisi di che tipo di parole si trovano in clausola, e qui non c'è una preferenza per nomi propri che si trova in alcuni autori, anzi le forme verbali sono di gran lunga prevalenti, e in particolare forme verbali in cui la vocale tematica o la sillaba che contiene la vocale tematica sia nell'ultimo longum, cioè nell'ultimo elemento lungo
del verso, prima dell'ultima tesi. Ci sono, come ho detto, la maggior parte degli esami sono di quattro parole, ma a pagina 5 vedete due casi, il verso 3 e il verso 496, in cui nell'edizione di Ludwig leggiamo due esami di tre parole. Entrambi sono congetturali e, diciamo, anche se ci sono argomenti per, in un caso sia nell'altro, per, forse per scegliere questa lezione, bisogna andarci molto cauti, perché essendoci un solo caso attestato nel testo di L di esame di tre sillabe, aggiungerne due sembra un pochino poco prudente. Nel caso del verso 496, se non lo aggiungiamo e lasciamo il testo dei codici, diciamo modificando il meno possibile, siamo costretti, bisogna riconoscerlo, a vedere un allungamento della sillaba os, di koroimane os, iobaku, all'inizio della parola successiva, che diciamo non si trova, mi pare, altre volte in massimo, almeno diciamo, scorrendo anche un po' l'apparato di lezione Ludwig, non ho trovato in punti in cui il testo potrebbe essere corretto, però diciamo forse rimane il beneficio del dubbio. Il verso 532, che cito dopo, sempre a pagina 5, è quello appunto che, se mette una dieresi o no su Argei Fontes, e non ho in questo momento elementi per sapere se ci vorrebbe o no questa dieresi, si aggiungerebbe un altro schema dell'esametro. Quindi, in questo abbiamo visto un poeta abbastanza tradizionale, che usa in certi casi forme, cioè frequenze di certe cose persino inferiori a quelle, o superiori rispetto a quelle che usa Mero, al contrario di tutta l'evoluzione dell'esame successivo. Quindi, diciamo, questo ci aiuta un pochino nel caso a definire la sua metrica come non callimachea o, diciamo, arretrata per certi versi. Però dobbiamo vedere anche gli altri tipi di categorie dello studio dell'esametro. Allora, quindi passiamo alla metrica interna. La metrica interna, abbiamo detto, studia le collocazioni delle parole e in particolare si parla di dove il poeta pone le principali incisioni del verso, cioè le incisioni che dividono il verso ellenistico soprattutto in quattro cola e quello omerico in tre, in particolare la cesura principale, quella che è o l'eftemimera o la cesura femminile, che viene chiamata B, rispettivamente B1 e B2, e poi all'interno di ogni mistichio le cesure prima A e poi C. La cesura A si può trovare o alla fine del primo piede o all'inizio o dopo l'elemento lungo del secondo piede. La cesura C può essere con nomi tradizionali o l'eftemimere, cioè dopo il quarto longum, oppure la dieresi bucolica dopo il quarto biceps, cioè il quarto elemento solubile o non solubile. Anzi no, che si può contraire, ecco. Allora, per quanto riguarda B tende ad aumentare col tempo nei poeti più sorvegliati, cioè B2 tende ad aumentare col tempo la cesura femminile a scapito della cesura maschile. Noi qui abbiamo, diciamo, una notevole quantità di cesura B2, cioè 67%, quindi molto più della metà, però non a livelli che si avvicinano a Callimaco e tanto meno a livelli nonniani, che non arriva fino all'81% di questo tipo di cesura. Alcuni versi, per cui non ho confronti in realtà con altri poeti, non perché non ci siano, ma perché non ho trovato dati, hanno una cesura B che esiste di sicuro, però è estremamente debole, cioè la cesura si trova in un punto in cui, se non dovessimo per forza postulare B, noi in qualche modo non diremmo che c'è fine di parola. Ecco. Il caso più eclatante è al verso 90, che ho citato a fine di pagina 5, Gevamene udei non aineton icariones, dove, diciamo, vedendo la sequenza udei non in una particolare posizione del verso, ci verrebbe da dire che deve stare tutto assieme, perché si tratta di due propositive prima di una ottotonica. Noi siamo costretti a staccarla, però diciamo, l'effetto è quello di una certa, diciamo, artificialità della cesura. Ecco. Per quanto riguarda C, invece, ecco, per C possiamo dire che Massimo si colloca molto bene nel periodo in cui tendiamo a collocarlo cronologicamente. Cioè, nell'età imperiale, dopo, diciamo, gli ultimi poeti di stampo prettamente ellenistico, cioè il Oppiano di Anazzarbo e Dionigi il Peregeta, la cesura C, la diresi bucolica, la cesura C2 diresi bucolica, cade
tantissimo, fino a essere recuperata parzialmente da nonno. Ecco, e diciamo, la quantità di C2, che è 35,9 di solo C2, se sommiamo anche quelli in cui è contemporanea a C1, arriva fino a 43% circa, è veramente molto bassa, molto simile alla percentuale di trifio d'oro, per esempio. Però, appunto, proprio perché è simile a trifio d'oro e non a un poeta di cattivo livello dal punto di vista del trattamento dell'esametro, non dobbiamo dire che qui si tratti di una, diciamo, mancanza di gusto o di qualità, è semplicemente in questo caso essere perfettamente coerenti con delle tendenze contemporanee. Per quanto riguarda il rapporto fra recensioni B e C, si vede come, a pagina 7 c'è la tabella, si vede come è molto più frequente C in proporzione quando si trova B1, cioè rispetto alle altre C2, rispetto a C1, quando c'è B1, cioè la cesura che lui usa di meno. Questo, come affermava Frenkel e come penso sia corretto, significa che il poeta sta cercando di compensare una cesura che non ama particolarmente, in particolare B1 in questo caso, con una che invece considera regolare, C2. Ecco. Per l'incisione A, invece, che è la più complessa, perché per esempio in Omero sembra che non esista davvero, nei poeti ellenistici esiste, però viene trattata in modi abbastanza diversi, non do i dati, ma diciamo, cioè qui non ve li riporto, ma sarà importante questa incisione perché è quella in cui si trovano la maggior parte delle leggi callimachee, che adesso staremo a vedere che il nostro poeta viola o non viola a seconda della legge. Allora, quindi appunto alla fine di pagina 7 passiamo ai ponti. Allora, cosa sono i ponti? I ponti sono delle leggi, appunto, che tendono a impedire fine di parola in una data posizione del verso. I motivi sono dibattuti, ma ecco, questo è il fatto. I ponti sono stati per la maggior parte, nella maggior parte dei casi, diciamo, studiati in primo luogo con Callimaco, che è quello che li segue di più, quindi in realtà diciamo, lo studio dei ponti spesso è un confronto con la metrica di Callimaco e diciamo, un confronto con quanto il poeta in particolare si conforma con la sua metrica. I ponti appunto li dividiamo in tre categorie a secondo di dove si trovano. Si trovano ponti che si trovano in A, ponti che si trovano fra B e C e ponti che si trovano in C. I ponti in A sono a pagina 8. Allora, sono rispettivamente. Allora, la prima legge di Meyer, che dice che una parola che inizia nel primo piede, in qualsiasi punto del primo piede, non può finire dopo la prima breve del secondo. Vediamo che questa legge è violata abbastanza spesso dal nostro poeta, insomma, non ho statistiche per molti altri poeti, ma diciamo, quelli che tendono a violarla un po', la violano di meno, di sotto sul 3%, 3,5%. In qui è, diciamo, si sente molto leggendo il suo verso che questa legge non è molto osservata. Una legge che invece viola ma di meno è quella di Meyer-Giesecke, che è identica alla prima, tranne che riguarda il secondo, la seconda breve del secondo piede. Quindi non ci può essere fine di parola che inizia, cioè parola che inizia nel primo piede e che finisce alla seconda del secondo, alla seconda breve del secondo. Ecco, qui ci sono un 2% di violazioni, che non è basso, perché comunque tende a essere più bassa in tutti i poeti la violazione di questa legge. Poi ci sono due varianti della legge di Hilberg. La legge di Hilberg dice che non ci può essere fine di parola dopo il secondo piede spondiaco. Ecco, la legge di Hilberg, pure semplice, è quella in cui esiste, cioè la consideriamo che sia quella in cui esiste la cesura A1, cioè dopo la fine del primo piede, poi c'è un bisillabo con seconda lunga e poi comincia una nuova parola. E questa la viola varie volte, 5 volte. La legge di Hilberg-Giesecke è un aggravante, diciamo, di questa legge, perché combina la violazione della legge di Hilberg con la legge di Giesecke, cioè che una parola non debba iniziare, quando finisce in quella posizione, non debba iniziare nel primo piede, e la viola 2 volte o 3 a seconda di come si legge il testo, insomma, ecco. Poi ci sono i ponti fra B e C, questi tendono ad essere osservati, diciamo, di meno anche da poeti abbastanza sorvegliati, ecco, nel nostro caso si vede, sono veramente poco osservati, soprattutto il divieto di parola parola spondiaca tra B1 e C1, cioè tra la pentemimere e l'eftemimere, lui lo fa 31 volte, che sono appunto il 5% dei versi totali, ma il 36% di B1, quindi diciamo è molto alta, sembra che proprio non abbia nessun gusto per questo tipo di restrizione, insomma. La terza legge di Meyer dice che una parola che inizia in B1 può finire
al massimo dopo il quinto, cioè al massimo al quinto longum e non andare oltre. E lui qualche volta, ma cioè, solo 8 volte, diciamo così, non molto, diciamo, la viola, e di solito con parole metriche comunque, cioè diciamo l'ortotonica finirebbe nel punto giusto, ma poi si deve aggiungere qualche pospositiva che fa violare la legge. Più gravi sono i ponti in C, cioè più gravi e più significativi anche, che sono il ponte di Hermann, il ponte di Näcke e il ponte di Tietgemeier, pagine 8 o 9. Il ponte di Hermann è il ponte per eccellenza, ed è osservato anche da Omero per la maggior parte, per una grande maggioranza dei suoi versi, cioè non ci può essere fine di parola dopo il quarto trocheo. Noi in soli 600 versi abbiamo due casi sicuri e poi abbiamo un caso che probabilmente è falso perché è stato introdotto per congettura, anche se renderebbe forse un pochino più scorrevole il testo. Comunque, anche se fossero due, uno 0,3% è comunque molto alta come percentuale, perché questa non è una tendenza, è una legge, quella del ponte di Hermann. E, diciamo, poeti sorvegliati di età imperiale tendono a assolutamente evitare un'infrazione del genere. In Oppiano ce n'è una sola, ed è comunque in elisione, e, diciamo, quindi abbastanza meno grave che una violazione piena. La legge INEC è una legge che impedisce che ci sia fine di parola dopo il quarto longum contratto, quindi corrispettivo della legge di Hilberg, ma nel quarto piede, e questa non è osservata, cioè ci sono 20 violazioni. E in questa però bisogna dire che il nostro poeta è in buona compagnia, Dionigi il Pieregeta, che è appunto poeta del secondo secolo di metrica tendenzialmente callimachea per la prima parte del verso, nella seconda viola questa legge anche lui un numero cospicuo di volte. Quindi diciamo, forse anche se in Callimaco è ferrea o quasi ferrea, diciamo, non dobbiamo diciamo, accusare troppo il nostro poeta di incompetenza per la violazione di questa legge, perché diciamo, non era forse considerata troppo vincolante. La legge di Tietgemeier, questa anche violata abbastanza volte, impedisce che una parola si estenda da dopo il quarto biceps a dopo il quinto, dopo il quarto princeps a dopo il quinto, e lui lo fa appunto varie volte, qualche volta persino con parola contratta, che è ancora più grave come violazione. Quindi diciamo, sommando la questione delle leggi, non sembra qui che la tendenza callimachea sia molto seguita, ecco, diciamo. Un'altra cosa, appunto, seguente sono i monosillabi in fine verso. I monosillabi di fine verso sono appunto, sono strettamente regolamentati a partire dall'esame tolenistico, cioè deve essere preceduto per forza da una parola o una parola metrica di forma coriambica, e lui due volte lo fa. In un caso in cui non è una parola unica ma è un eutetis, al verso 329, è semplicemente una trasposizione di una clausola di Apollonio Rodio, quindi diciamo, lo si può considerare scusato per questo. L'ultima parte è la prosodia. Appunto, quindi la prosodia studia vari fenomeni di incontro fra soprattutto vocali o tipo trattamento di consonanti per la misurazione delle sillabe. L'elisione, ecco, l'elisione è un altro tratto che, per cui il nostro poeta è abbastanza arcaizzante, cioè i poeti da Callimaco in poi tendono a evitarla in parole pesanti, cioè in parole di peso semantico importante, verbi, aggettivi, sostantivi, e invece il nostro poeta sembra abbastanza libero in questo, tanto da metterla in questo tipo di parole persino alla cesura centrale, a B1, a B2 mi pare non ci siano casi, ecco. Quindi diciamo, anche in questo la sua metrica è, diciamo, sì, la possiamo considerare diciamo, arcaizzante, non callimachea. Un altro cosa che definisce bene un poeta è il trattamento del sequenze di muta più liquida, che diciamo in Omero tendenzialmente, a causa della lingua omerica più che dello stile omerico, erano considerate parti di due sillabe separate, quindi allungavano la sillaba precedente. Poi in un periodo, appunto nel periodo attico, ovviamente la regola era l'opposto, e i poeti da Callimaco in poi tendono a, e soprattutto i poeti di età imperiale più sorvegliati, tendono a evitare la correzio, perché vogliono, diciamo, evidentemente conformarsi anche fin troppo, diciamo, a quella che è la parsi omerica, tanto da, diciamo, ammettere nella maggior parte dei casi parole con correzio soltanto quando non ci sarebbe altro modo di inserirle nel verso. E alcuni poeti direttamente non inseriscono queste parole nel verso quando
quando bisognerebbe usare la correzione per farlo. Il caso famoso è Apollonio Rodio, che non usa mai la parola Afrodites perché dovrebbe fare correzione là di Afrodite, che compare in infinite clausole omeriche. Nel nostro caso il poeta invece è piuttosto libero, ha una percentuale di, diciamo, per quanto riguarda il caso per cui, diciamo, è più stretta di solito la mancanza di correzio, cioè all'interno di parola lessicale, ha, diciamo, un terzo rispetto, diciamo, tre volte correzio e tre volte non correzio e tre volte correzio. Cioè la non correzio, diciamo, il mantenimento di muta più in liquida separate prevale, però, diciamo, è abbastanza bassa la percentuale di prevalenza se si considera che nonno, per esempio, o Trifiodoro o Piano tendono invece a essere molto stretti in questo. Caso, appunto, particolare che avvicina il nostro poeta piuttosto a versificatori, diciamo, meno curati come alcuni cristiani dell'epoca, come Gregorio Nazianzo, per esempio, è che la correzio è ammessa anche con dei nessi che in età classica sono assolutamente proibiti da questo punto di vista. In particolare esiste un'abbreviazione con DM, al verso 345, Alsei Dmoa, e poi ce n'è una all'interno di parola metrica con Eniglenesin con GL. GL è un pochino meno grave di DM, ma comunque, diciamo, inusitata in età classica. Direi di saltare gli allungamenti perché penso che non abbiamo più molto tempo. Poi, quanto manca? Ah, ok. Allora, per quanto riguarda lo iato, allora, ci sono due categorie importanti di iato. C'è quello dopo un tempo forte, dopo una princeps, e questo può essere regolamentato, ma, diciamo, è regolare, ecco, e mi pare che lo usi in modo completamente libero il nostro poeta, di fronte a qualsiasi tipo di vocale e in qualsiasi posizione del verso. Per quanto riguarda invece gli iati intesi, ecco, qui ci sono vari casi, ma tutti i casi sono o omerici o apolloniani o comunque, diciamo, derivano da un'imitazione di qualche modello, quindi non si può dire che usi lo iato con libertà come usano gli oracoli sibillini o, diciamo, opere di cattiva versificazione di età imperiale o poco precedente. Poi, la correpso epica, beh, questa è usata in modo abbastanza regolare. Ecco, per quanto riguarda gli incontri vocalici, a pagina 15, ecco, abbiamo parlato dello iato scusando il nostro poeta se li usa, vedendo che in qualche modo imitano i modelli, ma in realtà sembra che il nostro poeta abbia un certo gusto proprio per questo tipo di incontri vocalici, sia che avvengano con abbreviamento, sia che no, comunque incontri due vocali. Abbiamo un verso che è abbastanza incredibile e molto poco leggibile in realtà, che è il verso 562, che, appunto, vi leggo, Zenos Ermeiao e Eueanu Afrodites, in cui ci sono 8 incontri vocalici variamente trattati, ecco. E qui mi sembra impossibile che il poeta non abbia voluto giocare con questa sequenza, insomma, infinita, soprattutto a partire dalla Ei di Ermeiao, ecco. Un altro caso di questo amore per gli incontri vocalici in uno stesso verso è una forma che usa il nostro poeta, che è oro-o-o, ok? Che riprende una clausola, cioè una forma omerica in cui c'è, appunto, questo verbo contratto con distensione che ha omicron, cioè omicron, omega, piuttosto scritto o. Però lui aggiunge ancora una o per fare un verso fatto solo di o, di cui 3 consecutive. Ecco, l'ultima cosa che consideriamo a pagina 16 sono i tetracoli. I tetracoli sono versi di 4 parole, e qui la definizione può essere o semplicemente 4 parole o 4 parole più, cosa che tendo a seguire, più una, un monosillabo eliso, ecco, insomma, versi che appaiono di 4 parole al lettore, ecco. E questi, diciamo, tendono ad aumentare progressivamente in italianistica, ma non in italianistica, ma dall'età imperiale fino a nonno. Il picco maggiore sono gli gnorfici, ma lì, diciamo, si capisce perché sono elenchi di epiteti per la maggior parte. Però nonno lo usa molto spesso, diciamo una volta ogni 14 versi, ogni 15 versi. Il nostro poeta, a seconda di che definizione si dà di tetracolo, lo usa uno ogni 17, uno ogni 20, comunque molto alta, e in questo caso, diciamo, moderna come tendenza. Ecco, per fare un bilancio complessivo della metrica del nostro poeta, diciamo, abbiamo un versificatore che è competente, a parte le due violazioni del ponte di Hermann, che è difficile scusare, ma che,
diciamo, non fa corrispondere a uno stile tendenzialmente alessandrino, erudito, pieno di citazioni, pieno di allusioni anche variate, cose del genere, una metrica dello stesso stampo. In questo il nostro poeta si può avvicinare in qualche modo, anche con i dovuti se e ma, a un poeta come Erato, che è considerato per molti aspetti la quintessenza dell'alessandrinismo, però appunto, oltre al fatto che non è alessandrino, ha una metrica che è ancora prettamente omerica, e in certi casi persino più, diciamo, arretrata di Omero, se consideriamo per esempio il diminuire degli spondei come indice di arretratezza. E qui, diciamo, Arato, diciamo, è scusato in buona parte per il fatto che si trova, è un contemporaneo di Callimaco, quindi è normale che non abbia ancora una tecnica callimachea, nel senso che quella tecnica si sta formando in quei momenti. Ecco, Massimo invece ha compiuto una scelta che non sappiamo quanto voluta, ma sicuramente più pregnante, cioè, diciamo, lui nel IV secolo dopo Cristo probabilmente ha una metrica omerica o aratea, ecco. E con questo sì, direi che concludo, ecco, basta, ecco, va bene, scusate. Thank you very much. Again, important lesson. Certainly in my field, we think that all the philological studies were finished by the Germans in the 19th century, and we don't have to look at these things. But as you've shown, it's a very vital and important area of study now, and I'm so glad that the people in Pisa are able to do this work. So thank you very much for a fascinating examination of the style. Fascinating or not, but okay. My mind is...